Arrestati quattro cinesi sono i responsabili di diverse rapine con sequestro di persona in Toscana ma anche a Rapallo. L'operazione è stata condotta dai carabinieri di Santa Margherita Ligure e Lucca. Pullman azzurro della polizia stradale, piazza Matteotti a Chiavari, teatro delle elezioni degli agenti del commissariato in tema di sicurezza e prevenzione. Barcarolata vince Enea Smeraldi, grande successo per il carnevale delle imbarcazioni nella Baia del Silenzio di Sesto Levante. La barca più votata è stata quella con il tema di Frozen. Buonasera dal TG Tiguglio. Rapine con sequestro di persone, arrestati quattro cinesi in Toscana, avevano agito anche a Rapallo nell'agosto dello scorso anno. Vediamo. Sono stati colpiti dal provvedimento di custodia cautelare in carcere i responsabili di una rapina violenta in abitazione verificatasi a Capannori, in provincia di Lucca, lo scorso 13 dicembre. Le quattro persone di nazionalità cinese erano già finite dietro le sbarre lo scorso 23 dicembre dopo un blitz dei carabinieri di Santa Margherita Ligure in collaborazione con i colleghi di Prato e Bologna e sono ritenuti responsabili almeno di altri tre colpi, tutti caratterizzati da particolare violenza, uno tra l'altro a Rapallo nell'agosto dello scorso anno. Si tratta di quattro cinesi tra i 23 e i 46 anni che risultano tutti domiciliati a Prato. Di loro si è riuscito a ricostruire la responsabilità del colpo ai danni di un connazionale, titolare di tre magazzini di articoli per la casa. Dopo averlo aggredito, lo hanno immobilizzato e imbavagliato. Quindi, rovistando in casa, hanno portato via denaro, gioielli, computer e effetti personali per 20.000 euro. Le indagini sono state condotte dalla stazione di Lucca che sono venuti in contatto con i colleghi di Santa Margherita Ligure che hanno ricollegato l'episodio ad altre rapine effettuate con le stesse modalità. Di qui l'informativa ai PM titolari delle indagini, l'operazione scattata il 23 dicembre a Bologna e a Prato che aveva portato all'arresto dei quattro malviventi sui cinque ritenuti responsabili delle rapine. Nelle perquisizioni personali e domiciliari, peraltro, sono stati ritrovati e sequestrati due pistole scacciacani, notebook e documenti che erano stati sottratti durante la rapina nella provincia di Lucca. I quattro sono stati portati nelle carceri di Bologna e Prato con le accuse di rapina, lesioni e sequestro di persone aggravati e in concorso. E il 27 luglio scorso sono stati raggiunti dall'ulteriore provvedimento del GIP di Lucca. Nella notte un ragazzo di 17 anni è caduto nella piscina interna alla struttura di una discoteca a Cavi di Lavagna. Era circa mezzanotte e mezza quando sul posto è intervenuto il 118 constatando che il minorenne dopo la caduta dall'alto aveva riportato gravi lesioni alla colonna vertebrale. Il 17enne è stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. E in piazza Matteotti a Chiavari ha fatto bella mostra il pullman azzurro della polizia stradale. Gli agenti del commissariato hanno infatti tenuto lezioni in tema di sicurezza e prevenzione. Il pullman azzurro torna a Chiavari a distanza di 2 anni, ma è il pullman azzurro del compartimento della Liguria, rivisto, riadattato, una bellissima struttura e molto utile per la popolazione. Noi è quello che ci auguriamo effettivamente, il pullman azzurro ritorna a Chiavari dopo aver già fatto un'esperienza, come dicevo prima io non posso altro che esserne orgoglioso perché Chiavari è la mia città, il pullman azzurro ritorna con una veste nuova, la veste nuova non è solamente grafica ma indica una precisa volontà di continuare con l'esperienza del pullman azzurro che fino ad oggi si è rivelata estremamente positiva. Anche oggi molte persone sono salite sul vostro mezzo e voi avete fatto delle brevi ma intense lezioni. Non so se sia il caso di chiamarle lezioni, comunque diciamo che abbiamo avuto veramente un'ottima affluenza di pubblico, quasi insperata anche in considerazione della temperatura. Il collega Repetto ha tenuto, il collega Dondero, Giano, Oliva e Cariotti hanno intrattenuto le persone anche fuori dal pullman e questo gliene fa senz'altro un attestato di merito perché il sole oggi picchiava davvero. Diciamo che il messaggio che cerchiamo di passare ci sembra che stia facendo una certa presa
e che nelle persone ci sia la consapevolezza di che certi atteggiamenti possono portare a delle conseguenze che sono quelle che noi combattiamo per evitare che si verifichino, ecco, certe condotte di guida sbagliate e soprattutto a volte, come nelle cinture posteriori di sicurezza, delle convinzioni assolutamente errate. Di questa edizione del Rally Chiavari-Santo Stefano, Mare Monti è un'altra occasione per parlare di motori. In effetti non se ne parla mai abbastanza di motori, lo dico io che sono un appassionato, perché è una condizione, specie queste auto storiche e moto storiche, sono di grosso insegnamento comunque per le cose nuove. I giovani, vedendo queste cose vecchie, si appassionano anche a quelle nuove. Non è una questione commerciale, è una questione proprio di passione, punto. Ricordo nell'occasione che questo suggerimento che ho dato al presidente della Tiguglio Motor Club nasce da un'idea di mio padre, che l'ha realizzata tanti anni fa, quando era in comune e aveva avuto questa bellissima idea. Lui, che non era appassionato di motori, però era appassionato di eleganza e di portare gente a livello alto, turisticamente parlando, qui a Chiavari. Avete visto quindi Piazza Matteotti, la tanto chiacchierata Piazza Matteotti a Chiavari, che adesso è soggetta ad una sperimentazione di viabilità con la chiusura appunto al traffico, che è stato teatro appunto di queste lezioni di legalità da parte della Polizia Stradale, ma che ha anche ospitato queste auto d'epoca. Le interviste sono di Fabio Guidoni, che io ringrazio anche per avermi sostituito in queste due settimane. Proseguiamo con la cronaca. Gravissimo incidente ieri pomeriggio alle 16 a Sesti Levante, all'altezza delle gallerie di Sant'Anna. Per cause ancora da accertare, uno scooter si è schiantato frontalmente contro un'automobile e il ragazzo alla guida del mezzo, un 15enne di Chiavari, è sbalzato violentemente sull'asfalto senza casco, che evidentemente ha perso durante la caduta. Il giovane è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Martino di Genova. L'Aurelia è rimasta parzialmente chiusa durante le operazioni di soccorso e per circa 2 ore si sono registrati disagi al traffico. E adesso ci spostiamo a Sesti Levante. Ieri sera, come sempre, tanto pubblico nella città dei due mari per la barcarolata e per i fuochi d'artificio. Ha vinto, per quanto riguarda la barcarolata, appunto, l'imbarcazione di uno storico partecipante di questa manifestazione, ovvero Enea Smeraldi. Ieri sera la splendida cornice della Baia del Silenzio di Sesti Levante è diventata il palcoscenico della suggestiva barcarolata. A vincere è stato Enea Smeraldi con l'imbarcazione Frozen nella Principessa Elsa e il suo castello di ghiaccio. Shit, fucking me, bitch.
Il CIV di Cave di Lavagna ha raccolto 159 firme per presentare un esposto rivolto a Prefettura, Commissario Prefettizio, Comune di Lavagna, Carabinieri, ASL 4 Chiavarese contro le presenze di senzatetto stranieri presenti nelle strutture dell'ex Hotel Riviera a Cave Arenelle. Le strutture chiuse sono diventate seconde case per gruppi di Roma che arrivano ogni sera tra le 19 e le 22 in ordine sparso e si infilano nell'ex Hotel Riviera, afferma il CIV di Cavi, che sottolinea il degrado sotto il profilo igienico-sanitario. Non essendoci acqua, si può immaginare come finiscono gli escrementi e pericolo d'incendio per l'accensione di fuochi sui pavimenti dei locali. Secondo gli abitanti della frazione, i nostri bambini, si legge sempre nella nota, non possono girare liberamente, non possono recarsi nei giardini vicini. E il CIV parla anche dell'aumento di furtarelli in zona negli ultimi tempi. Restiamo a Lavagna, i Parapendio in concerto per la Croce Verde. Difficile diventare grande prima che lo diventi anche tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Sarà difficile, ma sarà come deve essere. Metterò via i giochi, proverò a crescere. Un'estate fa, la storia di noi due era un po' come una favola, favola. Ma l'estate va e porta via con sé anche il meglio delle favole, favole. L'autostrada è là, ma ci dividerà. La mia strada della vacanza segnerà la tua lontananza. Concludiamo con il calcio, giornata di amichevoli quella di ieri, la Virtus Entella ha sconfitto il Piacenza, squadra che parteciperà al campionato di Lega Pro per 4-1. I biancocelesti intanto si preparano all'esordio in Coppa Italia al Comunale di Chiavari, non si sa ancora se si giocherà sabato o domenica, però si sa l'avversario che è l'Ancona, che ieri pomeriggio ha vinto 4-3 contro il Sud Tirol. In Serie D la Lavagnese ha perso 4-3 al Rivoli di Lavagna contro la Primavera della Sampdoria, mentre il Sesto Levante a Tavarone ha sconfitto il Real Fieschi per 7-1. Chiavari Summer Dance Festival, quarta edizione, l'edizione del 2016, siamo arrivati all'ultima serata, l'amministrazione comunale ha fatto un po' così il censimento di come è andata dal nostro punto di vista questo evento, questa kermesse, sembrerebbe molto positiva, abbiamo avuto riscontri positivi dagli albergatori, dai ristoratori, da tutta una situazione, compresi gli stabilimenti balneari che ricevono il pubblico, ricevono il turista, e questa manifestazione ha portato molto turismo a Chiavari, la cosa ci fa molto piacere. Basti pensare ai numeri che mi hanno dato poco fa, l'organizzazione che poi sentirete, 600 ragazzi solo per quanto riguarda lo stage, non solo italiani, sono arrivati dal Belgio, se non ricordo male, addirittura anche dalla Francia, da Lione, per parlare poi di tutta l'Italia intera, dal sud al nord, in maniera trasversale. Per quanto riguarda le serate sono state tutte incentrate sul Tenso Struttura Villa Rocca in centro a Chiavari, è andata molto bene anche in questo caso, perché solo nelle serate di venerdì e sabato, che sono state poi il clou con le coreografie che si sono alternate sul palco, sono state più di 300 i ballerini che sono esibiti e hanno partecipato, con molti dei quali anche vincendo delle borse di studio che poi potranno godersi nelle successive
appuntamenti di danza che girano per l'Italia. Quindi per il Comune di Chiavari tutto questo è un'ottima notizia. Questa sera sta continuando con la battle qui in Piazza Gagliardo. Non possiamo dire che grazie all'organizzazione. Io ringrazio naturalmente tutta l'amministrazione che con me ha dato una mano per la realizzazione di questo evento e vi aspettiamo naturalmente a 2017. Enrico Raibaldo, uno dei cofondatori della Chiavari Summer Dance Festival, che si dedica proprio alla battle, giusto? Sì, ci dedichiamo alla battle. Questa sera sarà una competizione bellissima. Ho visto alcuni personaggi, alcuni ballerini molto forti che sono venuti anche da fuori, Liguria, quindi il livello sarà alto, sarà molto divertente. Vogliamo finire in bellezza con questo battle, visto come è andato fino adesso, dalla prima volta dei workshop il mercoledì, concludiamo oggi domenica con questa competizione esplosiva. Chiavari Summer Dance Festival e anche Crew Contest, per parlarne abbiamo con così al microfono anche Silvia Rocca. Ciao, buonasera, questo è stato il secondo anno che abbiamo fatto il Crew Contest, cioè una gara di pop coreografico, è stata svolta a Villa Rocca e nella serata di giovedì, con premi in denaro offerti dal Bar San Marco. Inoltre anche stasera, riprendo e mi riallaccio al discorso della sponsorizzazione al Bar San Marco, anche qui al contest offrirà un premio in denaro del valore di 250 euro. Stasera siamo in piazzetta dei Pescatori, in Piazza Gagliardo, per la battle, che è una gara di mix style o di breaking, i due stili dell'hip hop, tra ragazzi che si sfidano nel 1 contro 1, il 2 contro 2. Chiavari Summer Dance Festival è, come sapete, anche audizioni importanti, e ne parliamo con Grazia Tringale. Sì, infatti venerdì mattina si sono effettuate le audizioni per la Statlik Ballet School di Berlino, tenute dalla docente Katia Will, la quale ha scelto 4 allievi che proveranno per una settimana a Berlino, quindi effettueranno un'ulteriore selezione, tra le quali, tra queste 4 ballerine, abbiamo anche una chiavarese, quindi speriamo che vada a buon fine. E oltre all'audizione di Berlino si è verificata anche l'audizione per l'opera di Vienna, tenuta dalla docente Caterina Montovani, la quale ha regalato 2 preziosissime borse di studio per studiare un summer workshop per l'estate prossima, nel 2017, a 2 ballerine, ed ha individuato anche nel concorso di sabato sera altri 2 elementi veramente interessanti che potrà valutare meglio all'audizione sempre a Vienna. Quindi speriamo che Chiavari porta bene a queste giovanissime ballerine che hanno circa dai 10-11 anni, e siamo orgogliosissimi di questo. Poteva mancare colè la quale porta il volto del Body Center, che poi altro non è che l'organizzazione della quarta edizione, tutte le edizioni del Chiavari Summer Dance Festival, Rina Cilotti. Di cosa ci parli, Rina, di questa quarta edizione? Allora, io devo dire che non posso far altro che essere strafelice, perché veramente c'è stato il mondissimo proprio pieno, 600 persone che ballano. Vederle fluire avanti e indietro fra 2 classi, grazie al Comune di Chiavari che ci ha dato questi bellissimi spazi dove veramente ci sta il mondo e dove ci sono questi presenti aree internazionali che portano tanta energia, tante nuove idee, tanta passione, tanta danza. Gente che è venuta dal Belgio, dalla Francia, dall'Inghilterra, da tutta Italia, Sicilia, Puglia, insomma io posso soltanto dire grazie a tutti, perché è stata una manifestazione senza precedenti. Tutti mi hanno ringraziato tanto, mi hanno mandato tanti messaggi dicendo che è stato bellissimo, allora l'anno prossimo sarà ancora meglio, vero? Spero che il sindaco mi aiuterà ancora, visto che siamo così bravi. Gli ristoranti sono pieni, gli alberghi sono pieni, insomma è una bella cosa per la città di Chiavari. Infatti ringrazio molto volentieri tutti questi sponsor che mi hanno aiutato, ed è giusto ringraziarli, perché pensate, persino il Bar San Marco mi ha regalato ben 2 buste da 250 euro per far studiare i ragazzi, ed è una cosa bella, perché qui si viene per poi studiare, per imparare. Le borse di studio che noi regaliamo è un'opportunità per tanti ragazzi che magari non potrebbero spendere tanto, non hanno possibilità economiche, con questa spesa piccolissima riescono invece a sostenere la vacanza a Chiavari, divertirsi e intanto imparare. Per cui sano sport, sana danza, sano per le famiglie che vivono un momento tutti insieme, insomma una bella cosa. Sono felice, strafelice, grazie a tutti.
Per concludere questa quarta edizione della Chiavari Summer Dance Festival è giusto far parlare e ascoltare la voce di colui il quale ha, dal punto di vista amministrativo, in mano lo sport del comune di Chiavari, il vice sindaco Sandro Garibaldi. Beh, sono stati 4 giorni splendidi, davvero una grossissima partecipazione. Abbiamo avuto, dai dati che ho avuto, più di quasi 1000 iscritti alle varie serate, quindi davvero tantissimi giovani che sono arrivati a Chiavari con le loro famiglie e quindi sicuramente hanno portato a Chiavari anche un qualcosa per la nostra economia. Quindi davvero grazie a chi ha organizzato questi 4 giorni splendidi. E per i giovani è un appuntamento ormai fisso, anche per i chiavaresi, perché tantissime famiglie hanno partecipato, quindi davvero credo che questo sia un appuntamento per il futuro che deve essere ripetuto, perché sicuramente farà conoscere Chiavari anche all'estero, visto che poi hanno partecipato anche in altre nazionalità, parlo di francesi, di belgi e altri che quindi davvero sono arrivati a Chiavari e cominciamo a far conoscere Chiavari anche all'estero. Abbiamo qui Marco Raffa dei Sestieri di Lavagna e gli chiediamo che cosa rappresenta il torneo di calcio per i Sestieri di Lavagna. Grazie Raffaella, ma indubbiamente è un modo di portare la competizione, di portare sicuramente gli emblemi dei Sestieri, gli emblemi della nostra rievocazione per la città. Una volta era forse la prima uscita pubblica prima della Torta dei Fieschi, adesso è ritornato in auge anche il Palio Marinaro, sicuramente un momento anche di coinvolgimento di tanti ragazzi che proprio attraverso il gioco del calcio, con le rappresentative dei vari sestieri, cominciano a sentir parlare di Ripamare, di Scafa, di Borgo e cominciano davvero a sentire un po' quel piccolo importante campanilismo buono che noi contribuiamo e vogliamo che sempre cresca. Cristiano Simonetti, qual è stato il contributo del CSI per il torneo di calcio dei Sestieri? Il contributo del CSI è stato nel miglior modo possibile per riavviare il torneo che non si faceva da qualche anno, e poi comunque il CSI, che è un ente di promozione sportiva sempre rivolto ai giovani e ai bisogni dei giovani, non abbiamo esitato quando siamo stati coinvolti per poter organizzare e dare una mano nel rimettere in piedi il torneo. Luca Curotto, vicepresidente del Centro Sportivo Italiano, come si è sviluppato in questa settimana il torneo di calcio dei Sestieri di Lavagna?
Sì, il torneo di calcio questa settimana si è sviluppato praticamente raggruppando i sestieri di Lavagna. Abbiamo diviso le squadre in due gironi e si è partito con una fase, appunto, come ho detto prima, a gironi, si è passata poi alle eliminazioni dirette venerdì con le semifinali per giungere alla serata conclusiva di stasera con le varie finali, quinto e sesto posto, terzo e quarto, e la finalissima, appunto, che si è disputata in ultima serata, che ha visto appunto la vittoria del sestiere di Ripamare. Una bellissima partita conclusa ai calci di rigore, ed era tanto tempo, appunto, che con i bambini non si vedeva uno spettacolo del genere. Ecco, siamo noi come CSI siamo molto soddisfatti di aver collaborato con i sestieri, abbiamo fatto un ottimo lavoro e siamo orgogliosi di tutto ciò. Speriamo il prossimo anno, anzi non speriamo, sicuramente ripetiamo questa avventura, e ringrazio ancora i sestieri che ci hanno dato questa possibilità di collaborare con loro. Giulio Cavalli, blogger, scrittore, politico, aggiungo io autore, perché fa teatro con i suoi testi. Parliamo di 'Ndrangheta, perché questo è un argomento che ha fatto il tuo percorso di quanti anni? Ma in realtà non sono io che mi interesso di 'Ndrangheta, è la 'Ndrangheta che si è interessata a me, no? Come succede un di po'. Di conseguenza, secondo me. Quindi è una di quelle cose, è un po' come la politica, noi possiamo disinteressarci, ma loro non si disinteressano di noi. No, in realtà io, vabbè, vivo sotto programma di protezione dal 2006. E ho avuto problemi con soprattutto la 'Ndrangheta calabrese, e quindi per me essere a Lavagna, se ci pensi, è significativo forse più di tutto proprio da questo punto di vista. Tu vivi a Milano, sei stato un consigliere in Regione Lombardia. I fatti di Lavagna, quando li hai letti, che tipo di valutazione hai fatto un po' così nell'immediato? Ma guarda, io quando posso raccontarti questo, quando sono diventato consigliere regionale in Lombardia, faceva un po' strano vedere un giovane consigliere regionale scortato a entrare in regione, no? E dicevano che in realtà la mafia non esisteva e che io ero forse un allarmista o ero stato particolarmente sfortunato. Secondo me è molto simile alla vicenda ligure. Gli arresti che ci sono stati qua sono così come gli arresti dell'operazione Crimine Infinito nel 2011, se ci pensi, dimostrano per l'ennesima volta che non è più la 'Ndrangheta che bussa alla porta della politica, ma è la politica che si affida alla 'Ndrangheta. Io penso che dal punto di vista etico il rischio vero sia proprio questo, no? Cioè non c'è più minaccia, non c'è più intimidazione, non c'è più paura, c'è un'utilità che la 'Ndrangheta riesce a dare che lo Stato legale probabilmente non è in grado di dare. Oggi sbarca in Liguria il tour ricostituente, è promosso dal Partito Possibile, e sbarca non casualmente, evidentemente, qui a Lavagna. E si parla di Costituzione, legalità. Le carte della Costituzione sono in discussione, le carte della legalità, se ci sono e dove sono, quando saranno rese disponibili, ecco, come le possiamo leggere? Entrambe le cose, secondo me, se mi posso permettere, non sono scollegate. Sì, perché sia se ci pensi la Costituzione, sia in questo caso gli atti di questo processo, così come di tutti i processi di criminalità organizzata, ti chiedono di sapere esattamente da che parte stare, no? Quindi di essere partigiani, se vogliamo, quindi devo stare o col bene o col male. Io credo che dal punto di vista delle carte processuali, mi auguro che succeda in Liguria, ma succeda in tutta l'Italia, che si cominci a pensare all'opportunità. Cioè l'opportunità significa che ci sono anche personalità politiche, storicamente politiche, parlamentari di un certo peso, che hanno incontrato persone che non è opportuno incontrare. Teniamo conto che questo è un paese in cui non è un reato essere amico dei mafiosi,
ma è assolutamente inopportuno esserlo. Ecco, quindi io direi di riuscire ad allargare il cerchio. Per quanto riguarda la Costituzione, si può pensare che anche in Liguria, così come è successo in Lombardia, si scopre che i consigli regionali sono molto spesso il coacervo dove la criminalità organizzata riesce a entrare meglio. Con la nuova Costituzione i senatori se li eleggono loro tra consiglieri regionali. E queste carte come le leggiamo per sapere questo paese da dove potrebbe ripartire? Beh, questo è il paese in cui arrestano senatori e parlamentari, però se ci pensi anche il paese del sindaco Vassallo, è il paese di tanti, secondo me, funzionari dentro gli uffici tecnici che combattono in prima linea, è il paese di tanti cittadini negozianti che cercano di non abbassare la testa di fronte al pizzo. Quindi secondo me quello che dobbiamo riuscire a fare è essere realisti, no? Ed essere realisti in questo caso significa sì, non permettere alla nostra classe dirigente di essere superficiale, però anche provare a pensare che abbiamo una società civile che, cioè, abbiamo la peggiore mafia d'Europa, ma abbiamo la migliore antimafia d'Europa in Italia. Si riesce a partire da lì? Sì, assolutamente. E poi dai giovani, che sono molto più avanti di noi e che sono molto più indignati di noi anche su quello che sta accadendo. Bene, non mi resta che lasciare le previsioni meteo per la giornata di domani. Alla programmazione di Entella TV ricordo che l'informazione locale tornerà domani alle 12.45 e alle 14.15 con il TG Tiguglio Gente, quindi con Marisa Spina, mentre il TG Tiguglio, quello tradizionale, torna alle 19.30 e alle 22.45. Buona serata. Per domani, martedì 2 agosto. Al mattino soleggiato, a parte passaggi nuvolosi medio-alti sulla costa e locali addensamenti o foschie sui versanti padani. Nel pomeriggio si rinnovano condizioni di instabilità sui rilievi, con rovesci o temporali, più probabili su estremo ponente e levante, in locale sconfinamento sulla costa. Venti al mattino deboli o moderati settentrionali, al pomeriggio tra deboli e moderati da ovest, nord-ovest a levante. Mare tra mosso e poco mosso, in graduale calo. Umidità su valori medi. Le temperature previste sulla costa tra 23 e 31 gradi. Nell'entroterra tra 16 e 32 gradi.